Lo cantano anche all'epoca del coronavirus i musicisti dell'Orchestra Magica Musica, formazione musicale composta da ragazzi con disabilità intellettive e relazionali, diretta dal maestro Piero Lombardi. Non si sono fermati neanche per un istante, hanno continuato a cantare e fare musica, ognuno dalla propria abitazione. Il coronavirus ci ha preso un po' in contropiede, un po' alla sprovvista, ma non ci siamo lasciati spaventare. Chi è abituato a lavorare con la disabilità è abituato anche ad affrontare le difficoltà. Abbiamo iniziato subito a lavorare in videoconferenza, in smart working, mantenendo l'impegno settimanale e dando i compiti specifici ai ragazzi riguardo alle attività che noi facciamo, per cui musica, danza e atelier. Per loro questo è molto importante perché non solo li tiene impegnati durante la settimana, ma anche perché si sentono ancora coesi. Come tutti, ha avuto un iniziale disorientamento dovuto al fatto di non essere impegnata nelle attività che solitamente la occupano ogni giorno. Si è trovata quindi improvvisamente cambiata e sconvolta la routine quotidiana e perciò è stato importante e necessario darle dei nuovi riferimenti nella giornata. Il mezzo web per Sara è stato fondamentale ed è tuttora fondamentale perché con il computer, con il PC, col tablet, Sara riesce a rimanere in contatto con tutte le persone che non può più vedere quotidianamente. Questa situazione ha stravolto la vita, la routine quotidiana di Gloria e di conseguenza di noi genitori. Fortuna è che abbiamo l'occasione di avere Piero Lombardi dalla nostra parte. Felici degli appuntamenti settimanali che hanno, così anche la nostra routine è un po' spezzata e anche ha fatto sì che anche noi genitori ci sentissimo parte di questa grande famiglia. Quando li sentiamo suonare, quando li sentiamo nei loro concerti, ci dimostrano che le loro difficoltà passano in secondo piano. Quello che si percepisce da Magica Musica è una grande gioia, un grande impulso a vedere il bello delle cose, a sorridere. I musicisti l'hanno dimostrato anche durante la quarantena, lanciando il progetto Magico Rinascimento, sulle note appunto di Free as a Bird di John Lennon. Per cui a noi il coronavirus ci fa un baffo. Risorgeremo ancora più belli, più fantasiosi e più magici di prima.